Questo è uno spazio storico, nasce proprio come spazio per l'arte, Casa degli Artisti, anzi si chiamava Ca' dei Pittori, e da parte di due fratelli lungimiranti, i fratelli Bogani, mecenati, commissionarono la costruzione di questo spazio all'architetto ingegnere Luigi Go. E lui lo progettò con la luce. Cosa serviva agli artisti in quel tempo? Siamo nel 1910. Serviva la luce per creare. Quindi, grazie alla nuova tecnologia dell'epoca, il cemento armato, che vedete qui sopra, una delle primissime solette in Italia, ormai stravincolata, poté costruire queste grandi vetrate esposte a nord. Quindi, artisti che erano addirittura la scapigliatura, e poi gli artisti che hanno fatto grande il nome di Brera, come Colombo, Fontana, Piero Manzoni e poi Luciano Fabbro, Jole De Sanna, Nagasawa e altri che sono venuti qui. Avevano bisogno di luce. La luce è parte fondamentale della creazione, della creatività e quindi diede uno spazio, diede spazi per creare molto luminosi e molto ampli. Qua sotto in particolare c'era la possibilità di arrivare direttamente coi carri da strada. E c'erano gli scultori o le opere ingombranti, sopra scenografi, decoratori e poi sopra in alto la parte più luminosa, la Ca' dei Pittori e dei fotografi. Quindi questo è uno spazio che noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di condurre, perché è uno spazio pubblico, uno spazio di proprietà pubblica. Quindi è stato ristrutturato dal 2007 per poi essere rimesso a bando e assegnato a noi come associazioni, siamo un ATS, un'associazione temporanea di scopo, 5 associazioni, dal 2019 e nel 2020 abbiamo inaugurato. Purtroppo c'è stata la pandemia e quindi siamo sopravvissuti grazie a un crowdfunding dove ci hanno sostenuto tutti gli artisti per poi ricominciare col progetto che ora finalmente è entrato a regime. Il progetto è secondo me è importante, ma è molto utile in questa fase dove un quartiere come questo, Garibaldi, Brera, che era un quartiere molto popolare, è stato gentrificato con Porta Nuova, con una serie di dinamiche che ne hanno cambiato completamente i connotati. E quindi un luogo, come dicevi tu giustamente, Brera, famoso per l'arte in tutto il mondo, in verità non ha più nemmeno un corniciaio o una bottega. Quindi il fatto che Casa degli Artisti sia stata recuperata e ristrutturata dal comune grazie agli oneri di urbanizzazione, che è una legge sana, e condotto con un bando da associazioni e noi l'abbiamo avuto in assegnazione questo bando perché abbiamo messo un progetto che si chiama CROSS, che metteva veramente in campo il recupero della destinazione d'uso originaria, quindi residenze d'artista, spazi per lavorare con delle dinamiche di open call o a invito di maestri, quindi anche che si basano sul merito. È proprio questo, vedi, la cosa importante è il fatto che a Casa degli Artisti si crea. Noi non siamo un museo. Non siamo una galleria d'arte, non siamo un teatro, non siamo una sala concerti, nonostante contempliamo e prevediamo tutte le discipline, proprio il progetto CROSS vuole essere cross mediale. Però la cosa che è caratterizzante e che è fondamentale di Casa degli Artisti è il fatto che qui vedi gli artisti e anche gli scrittori, i musicisti al lavoro, all'opera, vedi nessuno ti fa vedere il processo creativo. Nei musei, negli spazi espositivi, per quanto fighi, l'opera arriva spacchettata dentro dei fray case fantastici, ma nessuno vede come l'artista crea e dove lavora.